Siamo qui all'assessorato alle risorse agroalimentari della Regione Puglia per la conferenza stampa dell'evento Vino e Musica che si terrà il 3-4 agosto presso il comune di Grottaglie. L'occasione è giusta per celebrare il vino e con esso tutto un sistema rurale legato alla terra che negli anni ha contribuito a dare lustro a un territorio così ricco. Non a caso, insieme ai vitigni autoctoni, si riconosce il ruolo dell'artigianato artistico nello splendido scenario dell'antico quartiere delle ceramiche. Di agosto tutti a Grottaglie trascorrere queste due giornate all'insegna dei nostri prodotti tipici, ma nelle nostre anche bellezze monumentali, artistiche. E poi la novità di questa iniziativa è quella di aver messo in rete più territori. Ci sono anche percorsi che oltre all'interno della città vecchia di Grottaglie, ma ci saranno percorsi anche nella città vecchia di Taranto. Taranto metterà a disposizione la propria risorsa, la propria vocazione che è il mare, e quindi metterà a disposizione le proprie barche turistiche in maniera tale da far fare anche queste passeggiate per passeggiate ai turisti, per godersi anche il mare, così come anche la città vecchia della città di Taranto viene messa a disposizione, così come anche Grottaglie mette a disposizione le loro caratteristiche principali. Mi riferisco principalmente al mondo delle ceramiche, ma non solo, e poi il nostro vino, quindi la nostra uva da tavola, e poi ci saranno eventi musicali importanti, ci saranno percorsi gastronomici importanti, quindi è una bellissima iniziativa, devo dire molto 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 promozionata, quindi mi aspetto grandissima affluenza, ma soprattutto ben organizzata. È un momento importante perché mettiamo in evidenza i nostri prodotti, la nostra cultura, ma le nostre tradizioni che servono per migliorarci sia nella promozione dei nostri prodotti, ma anche per migliorarci nel sistema turistico, che in questo momento la Regione Puglia continua a dare dei risultati positivi. Ad affiancare il vino ci sarà non solo l'olio extravergine d'oliva, con degustazioni di taragli e friselle, ma anche la cozza tarantina, riscattata e riproposta anche nell'ambito dei programmi di pescaturismo, con ostentato orgoglio ad una platea di visitatori ed enoturisti che provengono da tutta Italia. Siamo veramente soddisfatti quest'anno di presentare la quarta edizione di Vino e Musica, un'edizione veramente entusiasmante, perché abbiamo veramente cercato di portare il meglio del Made in Puglia in un unico evento che si terrà il 3 e il 4 agosto a Grottaglie, nel meraviglioso quartiere delle ceramiche, le migliori cantine del territorio, nei percorsi di degustazione lungo il quartiere, vicino alle botteghe artigiane, e i prodotti tipici, la cucina tradizionale, e insomma ce ne sarà per tutti i gusti. E non poteva mancare la parte artistica, gli itinerari artistici, più di 25 itinerari artistici tra mostre, fotografie estemporanee e 18 band musicali, quelle del miglior panorama musicale pugliese, si alterneranno ed accompagneranno tutte le prelibatezze in degustazione il 3 e il 4 agosto a Grottaglie, a Vino e Musica. Beh, è un progetto Vino e Musica che, dicevo, da qualche anno si è assestato come veramente un progetto di sintesi di tutta la progettualità di sviluppo territoriale, che equivale perfettamente a qual è la mission del nostro GAL. Il GAL Colline Ioniche, che da anni è impegnato nella promozione, riqualificazione e valorizzazione del territorio in ambito green. Infatti abbiamo questo progetto della Green Road che punta proprio a riqualificare le nostre masserie, a riqualificare tutto il territorio attraverso una direttrice proprio che porti e colleghi le masserie alle grandi aziende agroalimentari fino al mare. E sicuramente Vino e Musica, nella sua propria logica sia organizzativa sia propositiva di programma, corrisponde esattamente a quali sono le logiche sia di creazione di veramente un programma straordinario che ha una valenza nazionale, e sia nella creazione di reti locali nella quale appunto far emergere varie eccellenze. Penso alla ceramica, penso al capocollo di Martina, quindi penso anche ad altri prodotti agroalimentari in chiave appunto di sviluppo, di valorizzazione del territorio. Noi siamo perfettamente in sintonia, abbiamo ritenuto quest'anno fosse doveroso, ma anche fatto con gran piacere, abbinare il GAL Colline Ioniche, quindi con un sostegno economico ma anche organizzativo, a questa manifestazione che dà lustro non solo al territorio del GAL Colline Ioniche ma all'intera Puglia.